Cari amiche, cari amici, buonasera a tutti e bentornati al nostro appuntamento con Sportello Pensioni, la trasmissione dei pensionati CISL del Piemonte. In studio con me anche questa sera c'è il nostro esperto di previdenza Giorgio Melelli, che è pronto a rispondere alle vostre telefonate da casa. Quindi vi ricordo il numero da chiamare, sempre lo stesso, 011 95 75 798. E a proposito, dobbiamo cominciare proprio con una risposta da dare a un telespettatore che aveva chiamato martedì scorso. Allora, era un signore che chiedeva la liquidazione il pubblico, TFS o il dei TFR dipendenti dei pubblici dipendenti, okay. Che c'era una norma che prevedeva che l'INPS liquidasse questa prestazione. In effetti è così. Allora, facciamo un passo indietro. Per prendere la liquidazione pubblico dipendente ha la possibilità di chiedere alle banche un anticipo del TFS. Dopodiché le banche gli fanno le percentuali di interesse. Se al lavoratore interessa, prende l'anticipo, se no deve aspettare 90 giorni per inabilità, 12 mesi dalla data raggiungimento di limiti di età per lui 67 anni, 24 mesi per chi invece va in pensione prima dell'età. Ma dal 1 febbraio 2023 è uscita una norma per gli iscritti, attenzione, al fondo, poi vediamo qual è sto fondo, vi leggo il trafiletto. Inoltre dal 1 febbraio gli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali cessati dal servizio e che hanno diritto ad una prestazione di trattamento fine servizio non ancora interamente erogata possono chiedere all'INPS la sua anticipazione per l'intero ammontare maturato o per una parte dello stesso se io avessi già avuto una quota del FSS. Ad un tasso di interesse, l'amico martedì scorso diceva l'1,5, questa circolare dice l'1%. Cosa vuol dire per gli iscritti alla gestione? Vuol dire che il dipendente doveva avere una trattenuta per il fondo unitario dello 0,35%. Questo fondo lo possono ancora tenere anche i pensionati che devono pagare uno 0,15% per avere diritto a eventuali prestazioni che il fondo è destinato a dare. Per cui sì, se non sei iscritto al fondo puoi andare in banca, se sei iscritto al fondo dal 1 febbraio 23 puoi chiedere il pagamento in un'unica soluzione della liquidazione. Però bisogna che siano iscritti al fondo, 0,35 per i dipendenti, 0,15 per i pensionati. E spero di essere... No, volevo dire questo, riflettevo salendo in macchina. Io molte volte vi do le informazioni e voi tramite me imparate qualcosa. Stavolta qui devo ringraziare il signore che mi ha chiamato perché non solo mi ha fatto una domanda, ma mi ha messo in condizione di imparare qualcosa di nuovo. Cosa vuol dire? Queste trasmissioni qui servono per dare, ma servono anche per avere. È uno scambio. Per cui io sono molto contento di quel signore perché io non conoscevo questa norma, dopodiché sono andato alla ricerca e adesso so anche dare risposte a chi eventualmente viene a chiedere nell'ufficio dove io opero. Benissimo, grazie Melelli. Abbiamo anche le tabelle questa settimana da dare al pubblico che ci segue per quanto riguarda l'aumento delle pensioni a partire da gennaio 2024. Allora, noi sappiamo che l'aumento è del 5,4. Qui ho la tabella, ovviamente la tabella va per numeri interi, 600 euro, 700, 800, 900 e via di seguito. Per cui io ne darò 4 o 5. Per dare qualche riferimento. Ecco, allora... Chi prende 700 euro al mese... E ricordiamo sempre che noi parliamo di cifre lorde. Esatto. 700 euro al mese ha diritto a 37,80 al mese in più, per cui andrà a finire a 737.
Chi prende 1000 euro, è facile fare la percentuale, ha diritto a 54 euro, per cui va a 1054. Chi prende 1400 euro, sempre lorde, ha diritto a 75,60, per cui va a 1475. Chi prende 2000 euro ha diritto a 108 in più sulla pensione lorda, per cui va a 2108. Questi sono gli aumenti. Se uno conosce il lordo, applica il 5,4 e sa quello che prenderà al primo, al 2, perché il primo non si paga, si paga al 2. Certo, essendo festa. Perché il primo è festa. Sarà il 2 gennaio che verrà pagata la pensione. Ah, una curiosità. Sì. Qualche curiosità si può anche dare. Certo. Chi prende 6.400 euro al mese di pensione, gli danno 76 euro, perché non prende il 5,4, ma prende l'1,18. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'aumento è inversamente proporzionale. Certo. Più prendi e più si abbassa la percentuale. Certo. del 5,4. Della rivalutazione. Esatto. Per cui, quindi è piena soltanto fino ad una fino certa a quattro cifra. Volte il minimo, che è fino a 2271. Esatto, e poi scala. Da lì in su, esatto. Inizia viene ridotta. A diminuire. Bene, abbiamo in linea la prima telefonata di questa sera, quindi sentiamo il nostro telespettatore. Pronto? Buonasera sono signora. Sono Luciana di Piedimulera. Sì. Volevo chiedere un'informazione. Prego. Mio marito ha lavorato 30 anni in Svizzera, dovrebbe andare in pensione, e ha fatto 11 anni in Italia. Quegli 11 anni in Italia prende qualche cosa o no? Allora, la Svizzera gli paga la pensione coi 30 anni? Sì, sì. O deve mettere gli anni di italiani in Svizzera? No, la Svizzera parte e l'Italia parte. Allora, tutte e due gli danno la propria pensione. La Svizzera, sì, per i 30 anni, l'Italia, sì, per i 12, 10, 11 anni che ha fatto in Italia. Si chiama pensione supplementare. Pronto? Sì, sì, sì. Per cui prende due pensioni, quella svizzera e quella italiana. E quella italiana. Ah. Uh-huh. Quanti anni ha suo marito? 62. Però il problema è che quelli italiani li prende a 67, eh? Ah, ecco. Se invece allora lui, aspettare... no, se lui invece mette assieme la contribuzione svizzera e quella italiana, in Italia può andare in pensione coi 42 anni e 10 mesi. Uh-huh. Ah, capito. Però deve fare, deve metterli insieme. Insieme, sì. Dopodiché ognuno pagherà la sua quota, uh-huh, però lui può usare tutte e due le posizioni per andare in pensione prima. Uh-uh. Ah, ecco. In Svizzera quanto ci vuole per andare in pensione? 40 anni? Oramai è ora. Perché ci va 40 anni? Essendo muratore... vanno in pensione prima, in prepensionamento. E allora potrebbe anche, non lo so questo, perché lui potrebbe prendere la pensione svizzera, poi non so se può chiedere di mettere insieme in Italia contributi italiani e quelli svizzeri. Se lei mi ascolta martedì prossimo gli do la risposta. Va bene, d'accordo. Per cui la Svizzera, ok, paga in autonomia. Vediamo se riusciamo a anticipare la pensione in Italia. Ah, ok. Va bene? Prenderà bene o una stupidata? No, la Svizzera paga bene. No, in Italia. No, l'Italia prende poco. Cos'ha? 10, prende poco. 11 anni ha detto. 11 anni, sì, prenderà 11 qualche anni. Centinaio di euro. Ah, non tanto. No, deve basarsi sulla Svizzera. È la Svizzera che paga bene. Sì, beh, quello sì, lo so che Fatti. È un sacrificio, ma paga bene. Certo, sì. Certo. Ci sentiamo martedì prossimo. La ringrazio. Grazie, signora. Buon lavoro, grazie. Ci seguo allora all'inizio della puntata, Melelli le darà la risposta. Senz'altro, grazie mille. Bene, e tra l'altro Melelli, questa operazione di mettere insieme le due posizioni ha un costo? No. Ok, no. In questo caso non ci sono... Assolutamente, no. Sono i costi e riscatti e ricongiunzioni. Qui invece è una somma. Mm-hmm. Io chiedo di usare i contributi della Svizzera
perché con la Svizzera e l'Italia io raggiungo il diritto in Italia. Questo sta nelle convenzioni, c'è una convenzione europea, in questo caso c'è la convenzione bilaterale tra l'Italia e la Svizzera. Bene, grazie anche per questa precisazione. Abbiamo subito un'altra telefonata, sentiamo. Pronto? Pronto. Buonasera signora, da dove ci chiama? Da Torino, grazie, da Torino. Prego, ci dica pure. Signor Melenni, sì. Un attimo, solo quello che ho sentito adesso. Io conosco una signora che adesso ha 73 anni, 74, ha lavorato un anno in Svizzera e adesso prende la pensione dalla Svizzera, un anno. Sì, sì. Anno. Prende 100 e rotti lire. Sì, sì. Ma pensi. Perché hanno delle regole diverse dalla nostra. Dopo un anno. Deve almeno lavorare un anno e lì la Svizzera paga la pensione in base a quello che ha pagato. Certo, pensi un anno, poi è andata via e adesso prende una pensione piccola, un anno. Certo. Io ho visto una pensione tedesca a 19 euro. Sì. Perché il problema è perché l'Italia no? Perché l'Italia c'è il problema del trattamento minimo. Che bisognava almeno avere 15 anni fino al 92 e poi 20 anni. Se non avevi quello, perdevi tutto. Certo, invece. Gli altri stati no? Hanno regole diverse. Gli altri stati è io verso 2 anni, io ti pago per i 2 anni che mi hai pagato. Verso 10, ne verso 30, pago. Certo. Esatto. Sistemi diversi. È così. Allora, sì, certo. Vuole fare la sua domanda? Allora, signor Melenni, senta, io ho un'amica, senta bene, dunque, lei adesso ha 56 anni e ha 17 anni di versamento, poi ha preso 3 anni di voucher, adesso chiede, quando vado io in pensione? Lo sa che non so se i voucher contano? No. Secondo me sì, bisogna vedere come. Non lo so. Quanto contano. Ma intanto... Perché lei mi dice, almeno 20 anni, ma come faccio? Perché ha 3 anni, lei in sostanza ha calcolato 3 anni che le mancano. Allora, 3 anni potrebbe non essere un grosso problema, perché lei avendo 56 anni, in teoria gli mancano 11 anni per andare in pensione. Sì. Se la signora fa la domanda dei versamenti volontari, che sembrerebbero molto cari e può anche darsi, però io verso un trimestre all'anno. Sì. Un trimestre all'anno, secondo me lo possono fare tutti, a 67 anni si trova i 3 anni. Ah sì? Benissimo, glielo dico. Però aspetti, anche per lei martedì le dico qualcosa, perché io so qualcosa dei voucher, però non so se sono utili per la pensione, non credo, però ho capito. Glielo dico martedì prossimo. Va bene, signor Melenni, molto gentile. Prego. Ci segua allora anche martedì prossimo, signora. Sì, buona serata. Grazie a voi, buonasera. Grazie. Buonasera. Due domande interessanti. Sì, che stimolano ancora una volta la curiosità. Perché sono quelle cose che non è che te ne capitano tutti i giorni. Certo. E quando ti capitano, se tu vai alla ricerca... Come dicevo prima, io imparo qualcosa. Assolutamente. Bene, allora, io chiederei alla regia se abbiamo la video intervista pronta. Oggi il segretario generale della FNP, Emilio Didonè, ha partecipato al Consiglio generale di fine anno dei pensionati CISL del Piemonte e siamo riusciti a fargli una brevissima intervista. Quindi, ok, mi confermano che dalla regia siamo pronti e allora guardiamola insieme. Segretario Didonè. Siamo arrivati alla fine del 2023. Che bilancio possiamo fare come pensionati della FNP? Allora, il bilancio per il 2023 per quanto riguarda la federazione, io direi che è un bilancio positivo. I territori stanno lavorando molto bene, a livello nazionale stiamo facendo importanti anche modifiche sul metodo e sul modo di comportarci. E quindi io diciamo che sono soddisfatto, sono molto soddisfatto.
del lavoro che stiamo facendo, ma soprattutto del lavoro che stanno facendo i vari territori. Certamente dobbiamo recuperare, e lo stiamo facendo perché i dati ci danno ragione, ma dobbiamo recuperare ampiamente e consolidare i dati del tesseramento. Non nascondiamoci dietro un dito, dobbiamo invertire la rotta. Stiamo frenando, ma dobbiamo riuscire ad invertire la rotta. Il lavoro che facciamo è molto, dobbiamo riprendere a parlare con le persone, dobbiamo riprendere ad ascoltare le persone, dobbiamo riprendere il nostro ruolo in mezzo alla società, in mezzo alle periferie, perché solo così riusciamo a essere rappresentativi di quelli che nessuno conoscono e nessuno conosce. Benissimo, invece per quanto riguarda la manovra finanziaria, che cosa ci aspettiamo? Ma credo che la posizione della CISL è nota e chiara. Abbiamo apprezzato gli aspetti positivi della finanziaria e stiamo criticando e stiamo ancora lavorando per cercare di modificare gli aspetti che noi consideriamo negativi. Poi però anche qui vorrei essere molto chiaro, questa non sarà l'ultima finanziaria e ce ne saranno altre di finanziarie. Io credo che questo paese ha bisogno di futuro, ha bisogno di fiducia nel futuro e non possiamo tutti gli anni discutere mesi su una finanziaria di 24 miliardi a fronte di un PNRR di 194 miliardi e a fronte di un'evasione fiscale di 100 miliardi. Io credo che questo paese deve ritrovare una dimensione, deve ritrovare una programmazione, deve trovare una voglia di fare qualcosa per le future generazioni, perché se tutti gli anni stiamo a discutere sul bingo delle pensioni 101, 102, 103 e stiamo a discutere anche su altre cose, io credo che noi dobbiamo lavorare invece sulle priorità che il paese ha, che conosciamo tutti: il riordino della sanità, la legge sulla non autosufficienza e per quanto riguarda il mondo degli anziani, la riforma del fisco in cui si affronti veramente, oltre la diminuzione delle tasse, il far pagare equamente le tasse a tutti e non che le paghiamo in maniera diversa. Io credo che questi siano i grandi problemi del paese e credo che gli italiani meritano di avere fiducia nel futuro. Noi, la nostra generazione è stata molto fortunata. Abbiamo vissuto di quello che hanno costruito i nonni e i nostri genitori. Cioè noi abbiamo vissuto meglio di loro. Qui il rischio è che le future generazioni vivono peggio di noi e quello che lasciamo non va bene. Quindi questo paese deve ritrovare l'orgoglio, deve ritrovare la fierezza, deve ritrovare la prospettiva di pensare al domani, perché questa sfiducia che è questa rassegnazione che c'è nel paese non va bene e credo che la proposta che la CIR sta facendo da tempo, quella di un patto sociale in cui tutti gli interessi e le forze di questo paese e l'intelligenza di questo paese si mettono intorno a un tavolo e decidono il futuro a medio e lungo termine di questo paese, credo che sia necessario, obbligatorio e secondo me anche i tempi sono importanti e non sono un optional. Prima lo si fa, meglio è. Ecco, allora abbiamo visto questa breve intervista al segretario FNP nazionale Emilio Didonè, che ha ribadito i grandi temi al centro della proposta della CISL, che sono ovviamente la legge per la non autosufficienza, la riforma del sistema sanitario e una seria riforma fiscale. Esatto. Sono le priorità che devono essere messe al centro. Noi chiediamo anche una giustizia per le rivalutazioni delle pensioni, perché giustamente io quando lavoravo prendevo 4.000 euro, io non li prendevo. Facciamo un esempio. Prendevo 4.000 euro, pagavo i contributi per 4.000 euro, per cui mi aspettavo, perché ho fatto un contratto con lo Stato,
mi aspettavo che mi desse la pensione in virtù dei 4.000 euro, perché io pagavo i contributi sulla base, invece no, mi dà la pensione sulla base dei 3.500. Allora questo è scorretto. Noi chiediamo che la rivalutazione delle pensioni venga effettuata per tutti con la stessa percentuale, ecco. Perché tutti, se hanno una pensione di queste dimensioni, hanno pagato i contributi per quella dimensione. Certo. Questo sarebbe una giustizia vera, invece no. Invece oltre i 2.000 euro... È quello che dicevamo prima, no? Oltre i 2.000 euro è come se chi prende 2.000 euro è ricco, gli viene ridotta la rivalutazione. Sì. Per cui rischiamo di schiacciare il valore pensionistico verso il basso. Grazie Melelli. Abbiamo già un'altra telefonata in linea, sentiamo. Pronto? Pronto. Buonasera, da dove ci chiama? Che da Torino, e sono Giuseppe. Sì, prego, ci dica. Da Torino. La stiamo sentendo. Ho già telefonato, io sono in vario che sul lavoro, quindi ce la perde, e poi parlerò anche di quello. Volevo parlare con quelli, il signore Cimerelli. Dica. No? Dica Giuseppe. Allora, volevo dire solamente questo. Come ho mia madre che ha 82 anni, no? Mio padre prendeva una certa pensione, mia madre ha lavorato più di 20 anni, ed è una miseria come pensione. Ma scusi un attimo, ma sti ministri che quando prendono le pensioni le mogli tutti quanti uguali, perché non possono dare le pensioni alle mogli uguali? Scusi un attimo, tanto che è sempre che suo marito ha sempre prestato, no? E la schifezza che noi abbiamo in Italia, nessuno a combattere di questo. Se il marito muore o la moglie che non c'è più, uno o l'altro, è pieno di essere sempre intera, anche se prende uno e l'altro. E danno il 60%, non so, lei cosa dice, il 60%? Guardi, sulla pensione di riversibilità, io preferisco non mettere mano, le spiego perché. Scusi, è una schifezza. No, ma le spiego perché. Ci sono dei ben pensanti, questo qualche anno fa, che la volevano togliere. Fanno schifo. Perché dicevano che si dava la pensione di un morto a un vivo. Ovviamente noi ci siamo ribellati e siamo riusciti a tenerla lì. Però non si può chiedere il pagamento del 100%, il 60%... è stato il minimo che siamo riusciti a strappare, per cui teniamoci quello e speriamo bene. Sentiamo sempre noi qua. E speriamo bene. Ah, sì, ma non è che possiamo. Allora, mi scusi, uno che ha lavorato una vita insieme a moglie o marito, può mancare uno o l'altro, non può fare così, scusi. Non è una vita. Quando uno prende 5.000 al mese come sti ministri qua, però poi li passano alla moglie, poi passano i figli. No, dove vivo qua? No. Quello è una idea che non è vera, nel senso è che anche i ministri passano la pensione al coniuge o ai figli inabili. Non c'entra niente il passare a uno, all'altro, all'altro. Scusi, volevo solo capire solamente questo. Dica. No, volevo solamente dire, ma secondo lei è giusto che se un marito e moglie danno il 60% per quando poi la persona ha l'età? Questa è la legge, Giuseppe, questa è la legge. Io è la legge sbagliata. Ho capito, però dobbiamo prendere quello che ci danno, punto. Allora, questi sindacati, scusi Matteo, questi sindacati di barbarizzare tanto, no? Che fanno tanto, quella. Ne parli di queste, marito e moglie, o quella quell'altro? Giuseppe, almeno noi che noi siamo poveri, poi che la Giuseppe non è semplice, non è semplice, non è non so, semplice. Però, il sindacato non ha la bacchetta magica, Sì, ma anche voi dovete dare. Non abbiamo la bacchetta magica. Vabbè, ma se una mettiamo, c'ha la moglie e questo manca. Alla fine come fa a vivere? Ho capito, cioè ci sono gli assistenti sociali e tutto il resto, ma sulle pensioni di reversibilità va bene così. Ok? La dobbiamo salutare perché dobbiamo lasciare lo spazio alla pubblicità. Secondo me è uno schifo. Ok. Almeno devo dare il 100% alle mogli, quando uno manca, c'è tanti di una serie, non so perché capita che non ha vita.
qualcuno ha vissuto 50 anni, 60 anni, gli danno tutta la parte, come fanno a dire? Prendo atto, Giuseppe. Accettiamo il suo sfogo, però adesso davvero la dobbiamo salutare. Ok, grazie. E la ringraziamo per l'intervento. Grazie. Sì, poi ho la risposta per i voucher. Diamola allora subito che abbiamo ancora 30 secondi. No, gliela do dopo. Ah, no. Ok, perché è un pochino più lunga. Mentre il segretario parlava, il telefonino che serve anche per quello, controllato, per cui diamo la risposta alla signora dei voucher. Va benissimo, allora rimanete con noi, soprattutto la signora che ci ha chiamato prima, perché subito dopo la pubblicità Melelli darà la risposta. A tra pochissimo. Eccoci ritornati in studio e allora subito la risposta alla signora che ci ha telefonato poco fa per chiederci se i voucher sono validi ai fini della pensione. Sì, sono validi. Ovviamente bisogna verificare quanto tempo io ho lavorato essendo stato pagato con i voucher, perché i voucher rappresentano il lavoro, non il lavoro definito, ma un lavoro occasionale. Discontinuo, quindi. Esatto, per cui dobbiamo controllare quanto io ho lavorato con i voucher. Allora, il consiglio che do io alla signora che deve dire alla sua amica è di andare al patronato, se è di Torino va in via Madama Cristina 50, e chiede di avere un estratto conto. Nell'estratto conto dell'INPS devono uscire anche i voucher, laddove l'INPS mi dirà quante settimane utili ho dei voucher. Uh-huh. Sommando ai 17 anni che ha lavorato prima, vede se arriva ai 20. Se non arriva ai 20, ripeto quello che ho detto vale prima. Vale il consiglio di prima. Vale andare a fare i versamenti volontari. Ecco, cioè. Benissimo, okay. Quindi speriamo che la signora fosse ancora sintonizzata, sì, ma immagino proprio di sì. Sì. E andiamo avanti allora con la prossima telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove ci chiama? Sono Anna, chiamo da Biella. Prego, ci dica. Senta, io lavoro in un asilo nido. Sì? E faccio 37 anni di lavoro a luglio e 63 anni di età ad agosto. Ho sentito che nel 2024 bisogna avere 63 anni più 5 mesi, ma io non ci sono dentro con i 5 mesi. Mi può dare una risposta? O... No, la risposta non posso dargliela perché non c'è ancora la legge finanziaria. Ah. Perché l'APE sociale fino a ieri, fino ad oggi era 63 anni, senza ulteriori mesi. Per cui dobbiamo aspettare che la legge finanziaria esca e ci dica per l'APE sociale quanto è l'età che bisogna avere per andare in pensione. Per cui ci risentiamo dopo l'Epifania. Certo. Capito. Sì, purtroppo. Perché vediamo, la finanziaria dovrebbe. I tempi stanno andando avanti. Dovrebbe uscire prima di Natale. Non credo proprio. Ieri sentivo parlare del 30 dicembre. 30 dicembre. Ci vediamo al 9 quando noi riapriremo la trasmissione e io vedremo di spiegare la legge finanziaria anche per quello che riguarda i pensionandi, cioè quelli che potrebbero andare in pensione. Esatto. Ok, ci sentiamo. A gennaio. Va bene. Auguri signora. Grazie. Grazie, grazie signora. Mille, grazie, arrivederci. Abbiamo ancora un'altra telefonata, sentiamo. Pronto? Auguri signora. Grazie. Pronto? C'è la televisione. Esatto. Allora le chiediamo innanzitutto di abbassare il volume del televisore, altrimenti c'è un ritorno un po' fastidioso. Sì, l'ho abbassato. Faccia pure la domanda, prego. No, volevo sapere dal signor Merelli. Cioè, se sulla pensione di reversibilità, se uno è sposato di solo 5 anni, no? E c'è una riduzione, no, diciamo... No, un giorno. No, basta meno. Un giorno. Io mi sposo oggi, domani mattina mia moglie muore, io ho diritto alla reversibilità. Ho capito.
No, non c'è nessuna riduzione. La domanda era rivolta al fatto che ci sono tanti stranieri che vengono in Italia, si sposano con degli anziani e poi si prendono la nostra pensione e se la portano all'estero. Ah, non lo sapeva? No, lo sapevo. Domanda era rivolta proprio a questo. Cioè, se questi qua hanno il diritto di fare, guardi, diciamo, le do un minimo storico. Prima che la legge prevedesse la reversibilità il giorno dopo, bisognava avere 2 anni di matrimonio. Poi l'hanno tolto perché delle sentenze della Cassazione avevano detto che non è corretto. Non è costituzionale. Non è corretto, un paio di balle, mi scusi il termine. No, mi dispiace, però questo linguaggio non lo possiamo accettare. Sì. Capiamo il suo sfogo, la ringraziamo e la salutiamo. Buonasera. La reversibilità sta scatenando un sacco di sfoghi. Il problema è che io conosco tante ragazze. Vabbè, adesso però non dobbiamo neanche generalizzare. Tante ragazze che facevano la badante, il soggetto non aveva familiari. Ah, ecco, quindi è stata una scelta ponderata. Certo, per cui dice ci sposiamo e ti prendi la pensione di reversibilità. Perché? E questa straniera, fra l'altro, era una buona straniera perché era rumena. No, ti spiego, perché essendo europea può portare via i soldi. C'è la convenzione. Certo. Mentre invece se tu fossi un marocchino o un tunisino, sarebbe non c'è problema. Per cui sì, purtroppo succederà e succederà sempre. Quello che il Signore mi diceva succederà sempre. Io però magari mi permetto di aggiungere una cosa, non riguarda soltanto matrimoni con persone straniere. Comunque non dilunghiamoci su questo aspetto perché vedo un'altra telefonata in arrivo e quindi non vorrei rubare troppo tempo al telespettatore in attesa. Pronto? Pronto? No, allora vediamo se riusciamo a ripristinare fra poco la linea. Dicembre è anche un mese di scadenze. Cinque. Vogliamo ricordare ai nostri telespettatori quelle imminenti? Quella più importante è l'IMU. Uh-huh. 16 allora, dicembre. Chi paga l'IMU? La casa di abitazione non è soggetta a IMU. Perché qui c'è molta confusione, no? Quando parli di bene immobile, dice ma io ho la casa dove abito, devo fare l'IMU. No, l'IMU si fa solo per chi ha la seconda casa, per chi ha dei pezzi di terra, ma non per la casa di abitazione. Scade al 16 esatto. di dicembre. Di solito il nostro CAF ha già stampato tutti i saldi, per cui la gente che ha fatto l'IMU da noi può venire in ufficio a ritirare il saldo. Esatto. E pagare. Poi ho ricevuto io, ma anche la mia collega Stefania, abbiamo ricevuto il saldo della Tari, che è l'immondizia. Esatto. Perché ci sono stati dei conguagli, delle tre rate pagate per il 2023, probabilmente la cifra non era quella, hanno mandato il saldo, un'altra bolletta da pagare. Altre non lo so, poi ci sono... Poi vediamo, adesso abbiamo 2 telefonate in attesa, quindi sentiamo i telespettatori. Però vorrei ricordare dopo che il 31 dicembre scade anche l'ISEE e quindi vediamo poi che cosa dovranno fare i nostri telespettatori per non perdere le prestazioni legate all'ISEE. Intanto sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Sì, pronto? Buonasera, da dove ci chiama? Sì. Buonasera, chiamo da Milano. Prego, ci dica signora. Io chiamo per mio papà, lui ha 81 anni. E mi sente? Sì, certo, dica pure. Ah, d'accordo. Ha 81 anni e prende la sua pensione più l'indennità di accompagnamento. Dell'invalidità del 100%. No, aspetti. Sì? Ha l'indennità di accompagnamento, i 500 euro? No, quelli non li ha, scusi, ho sbagliato io a parlare. Volevo dire invalidità perché lui... È invalido al 100%, diceva. Esatto, sì, esatto. Okay.
e volevo chiedere come fare per poter prendere l'accompagnamento, perché le sue condizioni si sono aggravate, nel senso che ormai non cammina allora, più ed è sulla sedia a rotelle. Allora lei deve andare dal suo medico curante, sì? Il quale fa un certificato medico che spedisce online all'INPS. Ok. Con la copia che il dottore gli dà, va al patronato con i documenti del papà, con l'IBAN, va dal patronato e dice: presentatemi questa domanda. E loro gli presentano la domanda per l'accompagnamento. Perfetto, quindi il primo passaggio è andare dal suo medico curante. Assolutamente sì, perché è lui che spedisce la certificazione. Chiaro. Chiaro, okay. E poi andrò al patronato con la copia. Bravissima, e... bravissima. Ho capito, per vi ringrazio molto. Grazie. Prego. A lei. Buonasera. Grazie. Buonasera. Buonasera. Grazie. Prossima telefonata, sentiamo. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove ci chiama? Torino. Sì, dica pure. Niente, volevo parlare con il signor Merillo. Dica. Dica. Niente, volevo sapere, io ho 65 anni, sì. Ho 19 anni e mezzo di contributi. Ai, sì, dica. Niente, volevo sapere se vado con la deroga Amato, sai che ci sono i 15 anni e se ho versato, diciamo, i contributi prima del 1996. No, prima del 1992. 92, se hai 15 anni prima del 92, lei ha 67 anni, va in pensione. Se sì, no, esatto, no, perché deve raggiungere i 20 anni. No, ce li ho, comunque ce li ho. Poi volevo sempre... Dica? No, io ne ho 19 e mezzo per l'esattezza. Per cui non ne ha 20? Prima del 1992. Allora va bene. Sì, allora poi, mi scusi, allora poi, no, non ne ho 20, allora poi percepisco una pensioncina di invalidità col 74% da 300... È l'invalidità civile, non c'entra niente. L'invalidità civile, non so se poi quella me la sì, tolgono sì. Una volta da giù. Sì, gliela tolgono, perché di là gli danno la minima. Per cui dando la minima, che siamo sui 600 euro, la tolgono, supera il limite, cubolo. Per cui gli tolgono i 300 euro. Esatto. C'è ancora? Abbiamo qualche problema con la linea. Però intanto Melelli ha dato la risposta, ovvero sì, sì. Quando andrà in pensione perderà... Avendo il 74%, il limite è 5.000, con la minima lui arriva quasi a 8.000, per cui gli tolgono l'invalidità civile. Ok, grazie Melelli. Abbiamo ancora una telefonata e poi parliamo dell'ISEE. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove chiama? Buonasera, chiamo da Torino, sono Nicola. Sì, ci dica. Mia figlia ha fatto 43 anni di infermiera. Sì. È andata in pensione al primo gennaio del 2021. Sì. La pensione la prende. La liquidazione dicono che gliela danno nel 2027. Mai questo disguido? Eh sì, perché l'avevo letto prima. Sì, ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, del trattamento di fine servizio per quanto riguarda i dipendenti pubblici, tra cui rientrano anche gli infermieri. Allora, la sua figlia è nata in pensione con 43 anni? Sì. Sì. In effetti, chi va in pensione con... la cessazione anticipata rispetto all'età della pensione, perché la figlia non aveva 67 anni, no. Viene liquidata la liquidazione dopo 24 mesi, per cui avrebbe dovuto prenderla adesso. Eh sì, perché se è andata in pensione a inizio 2021. Se è andato nel 2021 dovrebbe prenderla adesso. Invece le hanno detto, l'Inps gli ha detto il 2027. Ma no, perché 2027? Non lo so io. Di che anno è sua figlia? Mia figlia è del 1958. Per cui nel 65 anni quest'anno. Per cui nel 2027 ha?
Sono, fra 4 anni 69. No, è impossibile. Faccia una cosa, dica a sua figlia di andare a un patronato. Siete di Torino voi? Sì, ha detto il signore, sì, che è di Torino. Andate in via Madama Cristina 50, sì, e fate a loro la domanda che avete fatto a me. Probabilmente loro possono intervenire per capire perché la previdenza gli ha dato una risposta sbagliata. Sbagliata. Come le hanno detto. La ringrazio tanto. Prego, buonasera. Grazie. Buonasera. Scusate, grazie a lei, buonasera. Scusate se faccio un po' il polemico, ma secondo me andare all'INPS è sempre meno opportuno, perché non c'è più tanta professionalità, perché tutti i vecchi funzionari sono andati in pensione, hanno assunto gente nuova e alcune risposte o le danno sbagliate o faticano a darle. Per cui secondo me è un consiglio che do a chi ha necessità: andate al patronato, tanto il patronato ne sa di più dell'INPS. Per cui secondo me, per avere una risposta esauriente, è meglio andare al patronato che non all'INPS. Bene, facciamo bene a ricordarlo, certo, a ogni puntata, perché, certo, il fai da te è sconsigliato, esatto, è meglio affidarsi appunto alla professionalità, esatto, di chi lavora al patronato. Abbiamo ancora una telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera signora, da dove ci chiama? Di Piacenza. Sì, ci dica. Battistina. Senta, io volevo chiedere al patronato. Sì. Io sono vedova e prendo reversibilità. Sì. Però ho anche la 104. E prendevo al mese 525. Che cos'ha, l'accompagnamento? No, l'accompagnamento no, lo sto facendo per avere, okay, bisogno del figlio, perché, okay, sono molto ammalata, sì, per quello. Però mi hanno tolto un sacco di soldi. Ma lei ha anche la sua pensione? Sì, io ho la pensione di invalidità di 5 anni di contributi. Per cui, avendo me, quando è rimasta vedova? 7 anni fa. Allora signora, le conviene mandare suo figlio al patronato? Perché, sì, non capisco perché gli hanno tolto tutti i soldi. Potrebbe essere un conguaglio fiscale, però se io non ho i fogli sotto mano, riesco a dargli una risposta. Le conviene, perché... Le conviene andare al patronato, signora, sa? Perché adesso il mio medico, sì, specialista, mi hanno fatto questa cosa. Perfetto, qua, e quello va bene. Io sono epiletica e mi hanno dato l'invalidità del 79. No, quello va bene. Però se gli hanno tolto dei soldi sulle pensioni è perché, sì, secondo me potrebbe essere un conguaglio fiscale. Però se non vedo i fogli, sì, sì, è difficile, mi diventa difficile, dirlo. Esatto. Devo andare in previdenza, mando in previdenza mio figlio. Mando a previdenza al patronato, non alla previdenza. Sì, ho capito, okay? Ho capito. Va bene. La ringraziamo, perché, signora. No, volevo chiedere, perché mio marito ha fatto 42 anni di lavoro, sì, di industria, sì, e mi danno pochissimo. Cosa le danno? Perché mio marito prendeva 1.600 euro al mese. Sì. Adesso che mio marito ne prende neanche 1.000. Sì, il 60% di 1.600, tolga le tasse e viene fuori 1.000 euro. Perché prendo anche assegni, prendo anche l'assegno io. Prende l'assegno per se stessa. Sì, sì, va bene, va bene. Lei deve, sì, andare solo a controllare perché gli hanno tolto tutti quei soldi che lei mi ha detto. Va bene, ok. Va bene. La ringrazio. A lei, amico, signora. Buonasera. Buon Natale. Buon Natale anche a voi, anche a lei, signora. Anche a lei tanti auguri. Ecco, allora, vogliamo parlare un attimo dell'ISEE? L'ISEE scade il 31/12/2023. Per fare l'ISEE, per gli amici che l'hanno fatto nel 2023, noi chiedevamo il saldo della posta o della banca relativa all'anno 2021. Chi viene dopo l'Epifania a fare l'ISEE nei nostri uffici deve venire con il saldo della banca o della posta al 31/12/2022. Esatto. Con l'ISEE
vecchio, perché lì abbiamo i codici dell'immobiliare, eccetera, eccetera, i documenti di identità, se uno è in affitto, il contratto d'affitto, se è proprietario di casa, la visura catastale. Questi sono i documenti ufficiali per rifare l'ISE nel 2024 per non perdere i diritti della riduzione di luce e gas. Ok? Noi, dove opero io, abbiamo già tante prenotazioni. Sì. Per cui affrettatevi chi deve farlo. Anche perché ci sono anche altre prestazioni, per esempio la scuola, assegno unico. Poi, poi l'assegno unico, i bonus, c'è la scuola. Esatto, anche i bonus per, certo, gli asili nido. Tant'è che noi abbiamo aumentato il personale proprio per seguire tutti questi ISE che arriveranno tra gennaio e febbraio. Ecco, esatto, perché in realtà appunto per molte prestazioni fino al 31 gennaio c'è tempo per presentare il nuovo allora, per ISE. Per l'assegno unico febbraio, perché viene pagato l'assegno unico fino al 28 febbraio, da marzo bisogna aver già avuto il nuovo ISE. Ok, quindi nuovi calcoli. Per luce e gas c'è un po' più di tranquillità, okay, perché anche se io non lo faccio a febbraio, lo faccio a marzo, se io ho diritto il bonus me lo danno, mi tolgono dei soldi dalle bollette. Okay. Per cui però è urgente, attivatevi, venite, fate la documentazione, nel giro di qualche giorno si fa tutto. Ecco, ricordiamo che anche qui l'ufficio a cui fare riferimento è il CAF. Esatto, il CAF è la CISL, diciamo la CISL. Sì, la CISL, ok. Nella CISL c'è il patronato per le pensioni, certo, il CAF per l'assistenza ISE, fiscale, 730, ISE, bla, bla, eccetera, bla, eccetera. Il RED, se qualcuno deve ancora fare il modello RED. Abbiamo tempo fino al 28 febbraio, anche lì. Per cui diciamo che un po' di tempo ce l'abbiamo ancora, però... Non dormire. Non dormiamoci su. Esatto. Quindi telefoniamo, prendiamo, esatto, appuntamento, esatto, in modo da non ritrovarsi poi all'ultimo minuto a dover questo problema. Rincorrere. Specialmente chi ha i bonus, ad esempio anche chi va a scuola, chi va a scuola all'università, anche se le segreterie non ve lo chiedono ancora, però voi fatelo. Certo, perché poi perché anche le tasse universitarie, nell'inizio del nuovo anno, per cui siamo settembre-ottobre, è necessario presentare nuovi ISEE. E visto che settembre-ottobre noi facciamo i 7.30, siamo poi in difficoltà a avere spazi per farvi gli ISEE vostri. Per cui prima li fate e meglio è. Vale il vecchio detto, chi ha tempo, certo, non aspetti tempo. Perfetto. Assolutamente. Benissimo, ecco, lo abbiamo già detto prima e lo ribadiamo anche adesso, mancano pochi minuti alla fine della puntata. Per quanto riguarda la manovra finanziaria dovremo aggiornarci poi alla prima puntata di gennaio, che sarà appunto martedì 9, perché da quello che stiamo sentendo i lavori in Parlamento vanno avanti. Ma il problema è questo, io ho sentito qualche tempo fa che il primo ministro ha detto non voglio emendamenti, ha obbligato i propri a non fare emendamenti, invece... In realtà poi non è andata così. Esatto, gli emendamenti sono stati fatti. Cosa sono gli emendamenti? Sono proposte di modifica del testo della legge. Esatto. Per cui che poi queste, vanno approvate o meno. Queste modifiche, noi abbiamo gli emendamenti, sappiamo cosa chiedono, ma non sappiamo se verranno accettati o se non verranno accettati. Esatto, quindi per cui, finché non sarà concluso l'iter parlamentare... Non riusciamo a dare risposte concrete per non mettere in agitazione o per non dare delle cose positive... Delle false speranze, diciamo, che poi magari all'ultimo momento verranno smentite. Che poi non sono vere, per cui... Seguiteci. Dobbiamo avere ancora un po' di pazienza. Noi al 9 siamo qua. Esatto, perché noi termineremo per quest'anno martedì prossimo, che è il 19 di dicembre, e poi riprenderemo il 9 gennaio. E siccome appunto si sente che ormai si andrà fino a fine mese per la discussione della manovra, quindi per ci questo saremo, motivo ci saremo. Dobbiamo. Per cui anche per la signora che chiedeva dell'APE sociale, 63 anni, certo, e 5 mesi o roba del genere, saremo poi in grado di dirgli se può andare in pensione o se deve aspettare il 2025. Esatto, ecco, poi anche le finestre, certo, la modifica delle finestre. Parlavano più 3 mesi, più 7 mesi,
cioè, più 9 mesi addirittura per i dipendenti pubblici. Quindi c'erano, anche qui... c'erano tante voci che aspettiamo si concludano in legge. Per quanto riguarda la... appunto la nostra argomento, che esatto, sono le pensioni, sono tanti ancora gli interrogativi aperti, quindi l'unica cosa che possiamo fare è aspettare appunto che si concluda tutto l'iter. A questo punto il nostro tempo per questa sera si è esaurito, ringrazio moltissimo Melelli per aver risposto ai nostri telespettatori, tutti voi che ci avete seguito da casa, e come detto prima vi diamo appuntamento a martedì prossimo, 19 dicembre, per l'ultima puntata del 2023. Buona serata a tutti. Buonasera.